Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Mi avete chiesto un gran esercizio per i glutei da eseguire in casa. Uno di quegli esercizi che secondo me potete riuscire a mettere in pratica senza ombra di dubbio, lo swing, che potete andarlo ad eseguire o con un kettlebell o anche con un manubrio se non avete a disposizione dei kettlebell. Le kettlebell sono queste palle, diciamo, di ferro con una maniglia, si prestano molto bene per chi si allena in casa. Basta acquistare un paio di kettlebell e riuscite comunque a fare ottimi allenamenti. Uno degli esercizi base dell'allenamento con i kettlebell è lo swing. Lo swing è uno di quegli esercizi che va a lavorare benissimo, in modo perfetto, con i glutei e la parte posteriore del corpo, senza affaticare troppo la parte anteriore del quadricipite, come magari succede in altri movimenti. Quindi, il movimento viene svolto in questa maniera. Noi abbiamo il nostro kettlebell a terra. Da questa posizione ci mettiamo un passettino all'indietro, la schiena rimane sempre tesa, quindi vado a prenderlo, schiena piatta, da questa posizione spingo il kettlebell all'indietro e poi con la forza dei glutei lancio in avanti. Quindi vado, prendo, porto indietro e poi spingo in questo modo. La spinta è data dai glutei che spingono, antivertono e poi retrovertono. E ci permettono, con la forza che andiamo a imprimere, di trasmetterla a tutto il tronco, alle braccia che poi tengono il kettlebell e vanno in su. Ok, l'idea è questa: non devo tirare con le braccia per portare sul kettlebell, questo è molto importante. L'idea è spingere con i glutei, la palla viene come un pendolo lanciato in avanti, torna indietro e poi di nuovo in avanti. Si può fare anche con il manubrio, ma diciamo che con un carico decentrato come nel kettlebell, questo movimento di swing lo si sente sempre di più. Lo swing lo possiamo fare in tantissime versioni. Un mio consiglio potrebbe essere quello di provare a lavorare a tempo, quindi potreste prendere il timer, lavorare 1 minuto di swing, poi fate una pausa un po' in funzione del vostro livello atletico, magari di 30 secondi, 45 secondi, e rifate 1 minuto di serie. Ecco, potete fare anche 4-5 serie di questo movimento con il recupero di 30-45 secondi, che va benissimo. Vi assicuro che è un grandissimo esercizio. Nel tempo, se lo praticate, vi permetterà di ottenere uno, muscoli più tonici. Vi permetterà di andare a migliorare anche la vostra postura, perché lavora anche su tutti i muscoli posturali della catena cinetica posteriore. Andrà a migliorare la vostra elasticità, soprattutto in questa zona di svincolo che è il bacino, e quindi vi permetterà di avere meno mal di schiena o comunque prevenire futuri mal di schiena. Lo swing con kettlebell o in alternativa anche con un manubrio è veramente un grande esercizio per chi si vuole allenare e vuole ottenere dal proprio corpo grandi risultati. Mi raccomando, continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale, andate sul mio sito se volete scaricare i materiali gratuiti e come sempre, come dico spesso, spolliciate se i contenuti sono stati di vostro gradimento. Grazie, ci si vede sempre qua sul mio canale. Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!